Ciao a tutti ragazzi e buon lunedì, bentornati qua. Allora, prima di iniziare voglio mostrarvi altri prodotti ufficiali Juventus come quelli che vi ho fatto vedere nei giorni scorsi, come questo mouse con la chiavettina, ovviamente, quindi un mouse senza fili wireless. Questo power bank molto simpatico che va a ricalcare anche un po' la chiavetta USB che vi avevo mostrato nei giorni scorsi, che in questo momento non riesco a mostrarvi perché ce l'ho attaccata alle chiavi di casa, quindi se siete in giro o magari allo stadio, anche se in questi tempi andare allo stadio ci vuole un fortunato, nel senso una persona positiva, ci vuole una persona coraggiosa, ecco, e quindi molto molto interessante. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione il link per poter comprare questi prodotti che sono ufficiali Juventus, ok? Vi lascio tutto qui sotto, c'è anche questa che continua a essere la mia preferita, ve la mostro sempre, una cassa Bluetooth a forma di pallone, veramente interessante, veramente una bella idea, simpatico. Dai, fateci un salto e fatemi sapere se comprerete qualcosa oppure no. Oggi voglio cercare di fare un video un po' più rilassato, molto 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 a freddo, perché non può essere assolutamente la partita, no? di ieri col Monza l'unica cosa, perché come comunque dicevo da qualche settimana non poteva essere la partita col Monza a decidere la permanenza o l'addio di Massimiliano Allegri. È anche vero che il ragionamento che faccio io è: se si era deciso per la permanenza dopo una partita del genere e dopo una giornata precedente nella quale erano venute fuori quelle voci, quella chiacchierata, quell'intervista di Sconcerti che la società aveva preso male, a livello logico io oggi non capisco come la Juventus possa decidere di andare avanti con Massimiliano Allegri. Voglio prima di tutto togliermi un sassolino dalla scarpa e vi giuro che sarà l'unica nota polemica del video, perché poi andremo a raccontare, forse anche a ripetere tanti concetti, ma che in questo momento devono diventare roccia, no? Devono essere scolpiti nella roccia. Il sassolino della scarpa che mi voglio togliere è il seguente. L'anno scorso tante persone continuavano a dirmi che ero pagato dalla Juventus per dire certe cose, ero pagato tramite biglietti allo stadio, non potevo muovere critiche e che quindi il mio pensiero non poteva essere quello vero, non dicevo la verità. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Io ho scelto di dare fiducia a Massimiliano Allegri, ho scelto di dare fiducia a questa scelta, questa decisione della Juventus. L'anno scorso le cose non sono andate bene, ho scelto di confermare questa fiducia perché un anno può sbagliarlo chiunque e vedendo quello che era stato il passato di Massimiliano Allegri mi aspettavo decisamente di meglio. Oggi i fatti ci portano a pensare che ero in errore, che avevo sbagliato, e lo ammetto tranquillamente, sì, avevo sbagliato. La mia fiducia è stata ripagata malamente, ad oggi, e dopo capirete del perché ad oggi. Quindi non c'è nessun problema a dire che mi sono sbagliato, come secondo me è sempre stupido pensare che qualcuno possa dire una determinata cosa perché viene pagato dalla Juventus e che quindi non possa essere libero di dire quello che vuole. Io sono libero di dire quello che voglio e lo dimostra il fatto che in questo momento sono uno di quelli che sta portando avanti, no? Questo discorso relativo alla follia di continuare con questa guida tecnica. Ma come potrei essere altrimenti? Perché anche tanti continuano a dire adesso invece lo vuoi fuori, comodo. No, comodo niente. Cioè il campo, ragazzi, ci sta parlando, il campo ci sta dicendo delle cose. Cosa devo fare? Non ascoltarlo? Devo rimanere su l'idea di dare fiducia perché in prima battuta ho dato fiducia e quindi per sempre dovrò continuare a dar fiducia? Ho firmato un contratto che mi impone di continuare a seguire quella linea? Io per fortuna posso dire quello che voglio, e cioè quello che penso. E quindi oggi, ragazzi, mi sentirei anche a disagio nei vostri confronti a sedermi qui e dirvi no, beh, per me Allegri andrebbe confermato perché qui e là. Non ci sono note positive, non ci sono lati positivi. E quindi il discorso è: oggi che cosa vuol fare la Juventus? Perché la Juventus oggi ha due strade, ne ha due. E cerchiamo di analizzarle insieme. La prima porta all'esonero di Massimiliano Allegri. È la più facile, perché va a togliere diversi problemi. Secondo me è la soluzione più logica, quella migliore, per un motivo. Oggi Romeo, nel suo video, ha sottolineato un concetto che era esattamente quello che sottolineavo ieri con un mio amico in privato. E cioè che tutte le partite noi ci troviamo a dire peggio di così non possiamo fare. Allegri aveva detto sul primo tempo della Samp. E invece ci siamo riusciti, cavolo. Ci siamo riusciti perché più di una volta dopo quel Sampdoria-Juve 0-0 siamo riusciti a peggiorare la nostra performance. E ogni volta la nostra prestazione è sempre peggio.
rendetevi conto, è sempre peggio la nostra prestazione di partita in partita. E allora vi chiedo, perché avviene questo? E qualcuno, e probabilmente pure Allegri, potrebbe rispondere, è perché abbiamo tanti indisponibili, abbiamo tanti giocatori fuori. E questa sicuramente può essere una verità. Ma quella che è la verità, davvero, secondo me, è una sola. E cioè, che in questo momento, come vi dicevo nel video di ieri, per quello che vi dico ci sarà un video di ripetizioni, però ci saranno anche delle aggiunte, la squadra non sta più seguendo l'allenatore. E quando la squadra non segue più l'allenatore e non è più in grado di seguire l'allenatore perché non vuole magari nemmeno più l'allenatore, questi sono i risultati. L'impressione è di vedere una squadra che gioca contro, che è una cosa, attenzione, tremenda, non giustificabile, nel caso in cui i giocatori lo facciano in maniera volontaria, perché se volontariamente i giocatori stanno giocando contro e quindi stanno sabotando la Juventus, è una cosa terrificante da condannare. Se invece i giocatori non lo seguono più in maniera inconscia, quello diventa differente, perché i giocatori vuol dire che sono sfiduciati tanto quanto me, tanto quanto voi, tifosi. Me, e mi metto nei tifosi però, noi, diciamo così, noi. E quella diventa una situazione insostenibile. E quindi deve essere allontanata la figura dell'allenatore e probabilmente la persona, Massimiliano Allegri, che in questo momento ha perso la fiducia del gruppo. E la fiducia del gruppo la perdi non portando risultati, con degli allenamenti magari non apprezzati dal gruppo stesso durante la settimana, e con quello che si dice ai microfoni, perché tante persone continuano a dirmi: ma perché quest'anno ti stai arrabbiando tanto con Allegri, non solo per il campo ma anche per quello che dice? Ragazzi, perché quest'anno sta dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Qualcuno ancora mi sta continuando a dire: ha sempre detto queste cose. Io non sono d'accordo che abbia sempre detto queste cose, perché le cose che sta dicendo quest'anno sono di una gravità inaudita. Le cose che sta dicendo quest'anno sono contro la sua squadra. Quest'anno Massimiliano Allegri parla contro la Juventus, contro il suo gruppo di ragazzi. Eleva due o tre personaggi all'interno di questo gruppo e gli altri, che ci sono o non ci sono, fa lo stesso. Non è un bel segnale, non è il parlare da allenatore, non è il parlare da allenatore della Juventus. Non sono parole che posso accettare da allenatore della Juventus. C'è un motivo per cui quest'anno sono molto arrabbiato con Allegri e gli altri anni lo ero meno. C'è un motivo, perché oltre a non dar niente in campo, oltre ad aver rotto lo spogliatoio, lo sento parlare in un modo che mi fa arrabbiare, perché mi dà quell'aria di essere intoccabile, no? Parlo così, dico queste cose, perché tanto non mi cacciano, perché tanto ho questo stipendio. E questa sarebbe terrificante, perché anche l'uomo, la persona Massimiliano Allegri, avrebbe fallito, e forse più che il Massimiliano Allegri allenatore in questo caso, perché nascondersi dietro lo stipendio alto e quindi l'impossibilità di essere cacciato, userò un termine forte, ma significa ricattare la Juventus. E non voglio pensare che questo sia la verità, ma i fatti e le parole mi impongono di prendere in considerazione l'ipotesi, che potrebbe anche essere veramente confermata, e mi auguro, ancora una volta lo ribadisco, che non sia così. Quindi ad oggi l'esonero sarebbe la soluzione più logica per tante motivazioni. Avverrà? Io credo di sì, perché non esonerare Massimiliano Allegri, magari ci sarà l'esonero già oggi, significa uccidere la meritocrazia. Significa uccidere la meritocrazia. Perché un allenatore è giusto che alleni la squadra quando i risultati gli danno ragione. E l'esonero è giusto un esonero, in due casi. Quando termina la fiducia reciproca tra il gruppo squadra e la dirigenza dell'allenatore, e quando non arrivano i risultati sperati. I risultati sperati non li aveva portati Pirlo, probabilmente, perché probabilmente la Juve in quel momento si aspettava di più e ha voluto andare su Allegri, che era un profilo che poteva portare i risultati sperati e che aveva la fiducia del gruppo dirigenziale. L'altro esonero è stato quello di Sarri, quando erano mancati i presupposti per continuare tra il gruppo squadra, dirigenza e allenatore. Oggi si è nella situazione in cui tutte queste due cose sono valide. Lo eravamo già probabilmente l'anno scorso, però il discorso della fiducia era ancora abbastanza aperto. Oggi è crollato pure questo, quindi oggi Allegri non dovrebbe essere esonerato per la motivazione di Sarri o quella di Pirlo, ma per la motivazione di Sarri e quella di Pirlo. Quindi confermare Massimiliano Allegri significherebbe ad oggi
uccidere la meritocrazia, perché non è giusto andare avanti con un allenatore che non porta risultati e soprattutto non sta nemmeno riuscendo a rendere tranquillo un gruppo di lavoro. Anzi, perché questa è la mia sensazione, ma penso proprio che sia intanto una sensazione condivisa e probabilmente molto vicina alla verità, perché se no questa squadra non va in campo tutti i giorni peggiorando la prestazione che va ad offrire, non va in campo tutte le giornate a fare sempre peggio di prima. E ragazzi, con tutto rispetto per il Monza, ma perdere con il Monza, che non aveva mai vinto in Serie A, è l'ultimo atto di un Allegri bis che si è rivelato fallimentare, di un Allegri bis che non ha portato risultati, non ha portato trofei, ha portato soltanto una qualificazione in Champions, che non ha mai vinto uno scontro diretto se non Juventus-Chelsea 1-0 l'anno scorso. Non si è mai vinto uno scontro diretto. Siamo peggio dell'anno scorso a livello di punti in classifica, perché l'anno scorso ne avevamo 11, quest'anno ne abbiamo 10, mi pare. E addirittura siamo riusciti a peggiorarla, no? Quella situazione lì. Siamo riusciti a peggiorare anche l'andamento in classifica dell'anno scorso. Che cosa salvi? Perché Agnelli, quando arriva Allegri, ti dice che l'amicizia c'è, come negarla, no? Tra Juventus e Allegri e tra Allegri e Agnelli. Ma che Allegri era lì per un altro motivo, creare valore, e questo valore non si è creato, e anzi probabilmente il patrimonio tecnico della Juventus, gli investimenti della Juventus in questo momento sono tutti fallimentari, perché in questo momento oggi tu puoi comprare anche Mbappé, puoi prendere Mbappé, vai là a Parigi con 200 milioni, prendi Mbappé, lo metti dentro questa Juve, Mbappé diventa un Caprari qualsiasi. Vlahovic sembra Petagna, adesso ne ho presi due del Monza, tra l'altro, per darvi anche l'idea, no? Dei nomi che vado a tirar fuori. Non è più nemmeno un discorso di giocatori, perché quando manca la fiducia reciproca, quando manca la fiducia reciproca manca tutto. E allora io perché devo andare ad allenarmi? E allora io perché devo andare a dare il meglio di me? Perché devo andare in campo e fare anche quella corsa in più per soddisfare l'allenatore? Se l'allenatore non crede in me, io non credo all'allenatore. Cioè sono queste cose qui che distruggono completamente una squadra, e sono queste cose qui che mi fanno dire una conferma di Massimiliano Allegri potrebbe essere ingiustificabile. E ora voglio passare appunto al lato in cui Allegri possa venire confermato, perché dicevo prima l'amicizia, no, tra Agnelli e Allegri, questa amicizia non deve diventare l'unica motivazione per andare avanti, e non può essere l'unica motivazione per andare avanti nemmeno un discorso economico, e cioè sì, però Allegri c'ha un contratto di 4 anni a 7, 8, 9, quelli che sono milioni all'anno, lo paghi tu quello dopo, per citare Arriva Bene, perché in caso di esonero, ve lo dico, io mi aspetto, dovesse esonerare Allegri, e mi aspetto l'esonero di Allegri, una soluzione molto low cost come quella di Montero, perché in questo momento mi aspetto anche che dentro la dirigenza ci sia una netta separazione, per dire Nedved che vuole esonerare Allegri a prescindere, Agnelli che no dai vediamo come va, andiamo avanti, Arriva Bene che probabilmente è d'accordo sull'esonero a patto che non si spenda tanto, ecco. E il nome di Montero mi sembra racchiudere perfettamente, se non di tutti e tre almeno di due, il pensiero, no, di Nedved, Arriva Bene. Il punto è che c'è Agnelli da superare, che è l'ostacolo più grande. E allora mi chiedo perché la Juventus potrebbe confermare Allegri, perché potrebbe accadere, no? Potrebbe accadere in un solo caso, e cioè tutto quello che ho detto fino adesso, e cioè la rottura del gruppo, la rottura della squadra, la fiducia della squadra deve esserci, perché è l'unico motivo per poter confermare Allegri, non ce ne sono altri. La Juventus in questo momento è chiamata a una decisione forte, e decidere di esonerare Allegri e decidere di andare avanti con Allegri sono entrambi decisioni forti. E personalmente ritengo quella giusta l'esonero e quella sbagliata il continuare, ma non è detto che sia così, non è detto che sia così, perché magari il gruppo in realtà Allegri lo sta seguendo e la mia è soltanto un'impressione sbagliata, e magari le cose miglioreranno. Però un tifoso, e soprattutto uno che come me cerca di dare delle opinioni, quindi fa l'opinionista se vogliamo, non può basarsi sul magari succede, perché magari allora io adesso vado al tabacchino, compro un gratta e vinci e vinco 1 milione di euro, magari. Che è un po' il discorso che mi aveva fatto incazzare anche qui
di Allegri che dice: e se avessimo vinto col Benfica, che cosa avreste detto? Non abbiamo vinto. Cioè, ragionare sul binario del se, chissà, boh, forse, lo può fare un inguaribile ottimista, non lo può fare il presidente della Juventus dicendo però dai, magari adesso vedrai che... Anche perché a me fa ridere che tanti dicano però durante questa pausa nazionale anche cambiare l'allenatore è un po' folle, perché comunque a lavorare a Torino rimangono pochi giocatori perché sono tutti via, quindi che cosa serve cambiare? Allora la controffensiva è: allora che cosa serve confermare? Perché in queste due settimane nemmeno lavori col gruppo, no? Quindi non, per forza di cose non puoi migliorare, e il gruppo non può acquisire quella fiducia che manca, perché oggi è tutta qui. Cioè, per me non si tratta nemmeno più di dirvi, perché fino a qualche settimana fa vi dicevo: ragazzi, io Allegri lo cambio probabilmente soltanto con un profilo di un certo tipo. Oggi la situazione è più grave, ragazzi, oggi la situazione è più grave. L'aggiornamento di queste settimane, degli ultimi 3-4 giorni, dalle parole di Sconcerti a Sconcerti, è la partita col Monza. E anche il post partita, il pre partita del Monza, il pre partita del Monza in Allegri mi è sembrato ancora una volta strafottente, incapace di fare quel passo indietro davvero. È che oggi è diventata scomoda la figura di Allegri, e va tolta perché la figura di Allegri crea un malumore dentro la dirigenza e crea un malumore dentro la squadra. Non si tratta più di io darei fiducia all'allenatore perché ha queste caratteristiche, non si tratta più di io quell'allenatore non lo prenderei perché piuttosto tengo Allegri. Oggi, per quella che è la mia visione, è tutta la mia visione, ma oggi Allegri ha distrutto la Juventus da dentro, perché è diventata una figura scomoda ai calciatori, che si sentono praticamente sempre sotto pressione, e Allegri ha sempre ragionato invece sul difendere i suoi calciatori, no? E sulla dirigenza, che probabilmente in questo momento ha delle idee contrastanti, e io sono sicuro che in questi minuti stiano continuando a parlare per capire che cosa fare. Quindi io non escludo anche la possibilità della conferma di Allegri, però la conferma di Allegri, allora se Allegri viene confermato mi viene a chiedermi perché, secondo quale principio, sicuramente non quello meritocratico. È impossibile pensare a un principio meritocratico per la conferma di Massimiliano Allegri, perché un qualsiasi allenatore nel mondo, di fronte a questa cosa, di fronte a questi risultati, di fronte a questa sfiducia generale dell'ambiente, verrebbe accompagnato alla porta. L'unica motivazione davvero è quella legata all'ingaggio. E allora però significa che quel mio sospetto legato a tenere in ostaggio la Juventus diventa confermato. Perché se la Juventus vuol cambiare e tutti sono d'accordo nel cambiare e la squadra non è contenta, ma non lo cambi perché prende troppo... Oltre ad essere stata una follia quella di chiedere a Massimiliano Allegri di firmare un contratto di 4 anni a quelle cifre, diventa pure un ricatto da parte di Allegri, no? Di dimissioni, a quanto pare, non se ne parla, e secondo me le dimissioni non sarebbero niente di sbagliato, niente di vergognoso, nel senso, quando ti accorgi di non essere in grado di portare a termine una mansione, di non essere più adatto a fare quel mestiere, ti dimetti, cioè... Non c'è niente di folle. Non... E oggi questo mi sembra a Massimiliano Allegri. Non vuol rinunciare a quei soldi? Ci sta, logico. Però non è nemmeno più la soluzione. Cioè, ce lo sta dimostrando. Io qualche settimana fa chiedevo ad Allegri di dimostrare di essere la soluzione invece che il problema. Tra l'altro questo concetto è venuto fuori in una domanda che è stata fatta all'interno della conferenza stampa, e mi fa piacere, perché significa che non sono stato l'unico a pensare a questa cosa qui. Ma oggi Allegri non può essere considerato la soluzione, deve essere considerato il problema, se non uno dei problemi, perché io torno a dire che anche cambiando allenatore la Juventus non avrà finito i problemi, perché non li avrà finiti, però sicuramente questo è un problema, è probabilmente molto grande, oggi forse il più grande, e va risolto, ma non si parla più di allenatore, punto, che secondo me non si parla più di allenatore, si parla di uomo, e quando si parla di uomo è peggio, perché puoi anche cambiare quello che chiedi in campo, ma non cambia quello che rimane nella testa dei calciatori, nel rapporto con i calciatori. Quando scoppia l'ambiente non puoi fare altro che cambiare. E quindi mi chiedo, se andrà avanti con Massimiliano Allegri? Se si andrà avanti con Massimiliano Allegri, le abbiamo già analizzate, no? La terza opzione è davvero quel concetto di amicizia forte tra Agnelli e Allegri, e allora però mi viene da dire che se si andrà avanti per amicizia, l'amicizia tra Agnelli e Allegri in questo caso è più grande rispetto all'amore
che Andrea Agnelli nutre per la Juventus, perché in questo momento non si può ragionare di cuore e di affetti, si deve ragionare di fatti, e i fatti ti impongono a pensare, di pensare che la Juventus ad oggi non può andare avanti in questa maniera e che probabilmente non ci saranno margini di miglioramento, perché appunto il gruppo è scoppiato. Volenti o nolenti, che scendano in campo per giocare contro l'allenatore, che scendano in campo per vincere, ma che siano comunque bloccati dall'allenatore. Io ieri pensavo potessero vincere 4-2. Mi aspettavo una partita matta. Mi aspettavo una partita matta perché ho detto: non c'è Allegri in panchina, c'hanno Landucci, vediamo che cosa succede. No, questi sono morti, ragazzi. Questi sono morti. Questi non hanno neanche più la reazione nervosa, perché fino adesso abbiamo giocato di reazioni nervose. Ve l'ho detto tante volte: abbiamo giocato di reazioni nervose, non c'hanno nemmeno più quella. È morta anche l'ultima scintilla che era rimasta. E perdere dal Monza, lo ripeto, è l'emblema perfetto, la conclusione perfetta di questo inizio stagione. Perché ti dà l'idea che peggio di così probabilmente non puoi fare. Perché il Monza era ultimo in classifica, non aveva mai fatto 3 punti in Serie A, la prima vittoria la fa contro la Juventus. E la fa giustamente, meritatamente. E apro una parentesi, con un Rovella clamorosamente bravo, il più bravo della partita, il migliore in campo. E questo invece era un mio vecchio, purtroppo, cavallo di battaglia, un mio carro che avevo aperto su Nicolò Rovella, perché anche quando era subentrato quelle poche volte da noi mi aveva veramente dato l'impressione di essere un gran bel giocatore, e mi dispiace tanto non averlo a disposizione, anche soprattutto pensando al fatto che poi un posto in Champions, lista Champions, è liberato con la cessione di Zaccaria l'ultimo giorno di mercato, quindi oltre al danno probabilmente la beffa. E quindi queste sono le opportunità, le possibilità. Quindi riassunto: per me è impossibile non esonerare Allegri, ma potrebbe accadere, e in caso di esonero di Allegri non mi aspetto chissà che cosa, bensì un nome molto low cost come quello di Paolo Montero, direttamente dalla primavera, quindi già tesserato Juve, quindi stipendio non aggiungere, eventualmente ne aggiungi uno che va appunto ad allenare la primavera, che non ti porta via chissà quanti soldini, così arriva bene e contento, Nedved è contento, forse meno contento Agnelli, e allora qua si gioca tutta la partita, perché se deciderà di andare avanti con Allegri, la Juventus e soprattutto Andrea Agnelli, questo lean lo andrà a raddoppiare, che non vuol dire niente perché all vuol dire tutto, però andrà a raddoppiarlo, perché poi allora Agnelli oggi ha la possibilità, no, di salvarsi la faccia e quindi dire: oh, ho creduto in Allegri ha fallito, però mi sono accorto di questa cosa e quindi taglio il rapporto tra Allegri e la Juventus, salvo questo momento la Juventus, cambio allenatore, e quindi provare a salvare il salvabile in corsa, ricominciare, dato che possiamo ancora vincere lo scudetto, matematicamente il campionato è lungo, possiamo ancora vincere lo scudetto, ma se non cambiamo probabilmente siamo destinati a sprofondare ancora di più, e dopo dobbiamo aspettare 2 mesi prima di un'altra pausa che sarà quella dei mondiali, dove sarà difficile probabilmente poi cambiare ancora, perché il problema rimarrà lo stesso, no? Oppure l'altra possibilità di Agnelli è andare avanti con Allegri incrociando le dita finché le cose possano cambiare, e se cambiano, perfetto, sarò il primo a dire ancora una volta, come ho detto in questo video, mi sono sbagliato, probabilmente il ciclo di Allegri a Juventus non era finito, era solo un momento buio, siamo tornati a vincere, che bello, e magari, guardate, non, mi piacerebbe tantissimo, ma ci credo zero. O in alternativa Andrea Agnelli dovrà assumersi le sue responsabilità, perché la volontà di Allegri di riportare Allegri è stata sua, e la conferma di Allegri in questo momento probabilmente sarà sua. Ragioniamo sempre per probabilità, ragioniamo sempre per... Io non ho informazioni, non ho notizie, quindi posso soltanto ragionare per logica, e queste mi sembrano le cose più logiche da dire oggi, no? E quindi oggi assumersi una responsabilità, perché siamo di fronte a un bivio: confermo o esonero. E a seconda di quello che si deciderà oggi, sono anche dell'idea che a fine stagione poi vadano detti dei bravo o delle altre cose, o dei meno bravo, diciamo così, o dei meno bravo. E i meno bravo poi però devono portare ad un'assunzione di colpe, quindi alla caduta di alcune teste che avrebbero poi portato a questa situazione ulteriormente peggiorata. Perché io da oggi non mi aspetto miglioramenti, soltanto peggioramenti. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E ragazzi, un abbraccio, perché adesso queste 2 settimane senza Juve devono essere anche un modo di ricaricare le batterie per noi a livello psicologico, perché
Queste settimane sono state particolarmente dure.